Gianni Colacione, Libri.tv, siamo al convegno su carceri in uno stato di illegalità qui a Rieti, insieme a Rita Bernardini, che è stata relatrice, Rita Bernardini onorevole, deputata radicale eletta nelle liste del PD, e ha appunto fatto due interventi. E le chiediamo prima come le è sembrato questo convegno, il tenore degli interventi e soprattutto se ci può aggiornare su qualche prospettiva di miglioramento a livello normativo. La cosa importante di questo convegno è che si sono riunite tante realtà per volontà della Camera Penale di Rieti e per volontà soprattutto di una militante dirigente radicale, Valeria Centorame, che ha coinvolto Cittadinanza Attiva, altre associazioni che hanno dato vita a questo incontro. A livello normativo, forse chi segue anche la tua TV e il tuo sito sa che come radicali ci battiamo per una riforma strutturale che abbia come punto di partenza un provvedimento di amnistia e indulto. Questo va spiegato in questo modo. In Italia abbiamo una situazione della giustizia penale e civile che ci vede costantemente condannati in sede europea per l'irragionevole durata dei processi, sia dal punto di vista penale che dal punto di vista civile. Noi abbiamo pendenti oltre 10 milioni di procedimenti che sono per lo più destinati per esempio ad una prescrizione che si verifica ogni anno per 180.000-200.000 procedimenti. Questo è molto grave, perché quando c'è la prescrizione significa che se ci sono vittime queste non hanno alcun tipo di diritti, mentre se ci fosse un'amnistia questa potrebbe essere condizionata ad un risarcimento del danno delle vittime, che invece potrebbero vedere tutto prescritto e quindi tutto annullato. Dicevo, siamo stati condannati per 30 anni in Europa e siamo arrivati al punto in cui l'Europa, per esempio il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, non si fida più dell'Italia, perché aveva promesso da anni riforme strutturali che non sono mai state fatte. Noi abbiamo un sistema giustizia, per esempio nel settore civile, per il quale gli investitori non vengono in Italia perché sanno che se c'è una causa di lavoro questa dura anni e anni, sanno che se devono recuperare un credito a un certo punto sono costretti a rinunciarvi. Sanno che qualsiasi controversia dovesse verificarsi, questa è destinata a lunghi processi. E allora noi chiediamo che le risorse che si libererebbero da questo provvedimento di amnistia siano destinate ad una riorganizzazione e ad una razionalizzazione del sistema che per esempio per quel che riguarda il penale potrebbe dare maggiore sicurezza ai cittadini. Questo sistema sostanzialmente fa in modo che siano puniti, per esempio prendiamo i furti, solamente lo 0, qualcosa dei furti, perché il 99, oltre il 99% rimane ignoto l'autore. Quindi c'è anche un problema della scelta che i magistrati fanno di celebrare questo o quel processo e quelli che sono destinati alle prescrizioni o alla mancanza di indagini per cui non si arriva agli autori del delitto. Quindi è tutto un sistema che non funziona. Se prendiamo poi il sistema carcerario ci rendiamo conto che questo è totalmente illegale, che nelle carceri ci sono
il 33% di tossicodipendenti, cioè persone che commettono reati, compreso lo spaccio, semplicemente perché hanno bisogno di denaro per procurarsi la dose, essendo malati, essendo tossicodipendenti. E anche questo è un problema che non si affronta. Abbiamo persone che sono malate dal punto di vista psichiatrico e che in carcere, in quelle condizioni, non vengono curate. Per cui alla pena della privazione della libertà si aggiunge la pena di una condizione disumana e degradante che è stata più volte sanzionata in sede europea. Oggi sono talmente tanti i ricorsi che vengono fatti alla Corte europea che recentemente, per esempio, hanno risposto ai nostri avvocati che risolveranno il problema dei procedimenti sospesi, perché stiamo inquinando anche l'Europa, non solo l'Italia, cercando di fare una sentenza pilota che possa valere un po' per tutti. Insomma, abbiamo una giustizia allo stremo e quando non funziona una infrastruttura così importante è come se noi avessimo l'autostrada del sole costantemente chiusa e intasata e quindi non si potrebbe circolare dal nord al sud dell'Italia. È come se avessimo le ferrovie che camminano, i cui treni camminano a passo d'uomo, perché sono le infrastrutture. E la giustizia è quella che assicura la convivenza civile, i rapporti fra i cittadini e l'amministrazione, fra i cittadini fra loro. E quindi occorre fare da questo punto di vista una svolta. D'altra parte questo sistema, e qui mi riferisco al Parlamento e al Governo, hanno dimostrato di non essere in grado di fare quelle riforme che ormai sono richieste da anni, alcune delle quali vengono fuori anche da referendum che sono stati vinti dai cittadini, pensiamo a quello sulla responsabilità civile del magistrato. Oppure pensiamo a quello riguardante la separazione delle carriere o gli incarichi extragiudiziari, che furono sostanzialmente vinti ma non efficaci per il mancato raggiungimento del quorum. E la classe politica ha dimostrato di voler fare il contrario di quello che vogliono i cittadini. Ecco perché occorre un provvedimento serio che rimetta un po' in carreggiata questo sistema che non funziona e che consegni agli italiani un'infrastruttura, quella della giustizia, finalmente praticabile. Ringraziamo Rita Bernardini, le diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e altre interviste. Grazie ancora.